lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Piglia un bastone, tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone, tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone, tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone, tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone, tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti. Tra i baci stasera, l'ambiente tema dei festival, come stava? Come ti immaginavi? Che impressione hai avuto? Allora, avevo sentito parlare del festival e sapevo già delle cose che si sono rivelate poi delle certezze vere e proprie. Cioè, innanzitutto non immaginavo assolutamente di poter riuscire a fare insieme ovviamente alla mia famiglia, alla mia Tusca, così tanta gente. Però lo spirito e l'etica di questo festival qui era già un po' una notizia che aleggiava nell'aria, perché comunque avevamo avuto modo di poter veramente confrontarci anche con tutta una serie di altri amici, di altri anche festival, di altre cose, dicendoci appunto andrete in un posto molto bello, gestito molto bene. Questa volta che l'ho vissuta in pieno, c'è stata la vera e propria consacrazione di un festival fatto come si deve, cioè uno dei più bei festival che ho mai vissuto in Italia. E per andare a trovare un festival così bello come può essere, io l'ho citato anche sul palco, Balla coi cinghiali, dovrei fare dei passi indietro, ma di almeno 15 anni, se non anche 20. Che futuro può avere questo festival? Roseo, totale. Roseo, perché comunque non siete vincolati a nessun tipo di multinazionale a tutti gli effetti, non siete vincolati a quel tipo di logica, che è una logica che è avulsa da quello che è proprio il concetto del fare musica o del fare cultura. Quindi io penso che potete, non potete nient'altro che crescere, cioè è una cosa che è partita con delle fondamenta solide, cioè voi non potete crollare mai. E quando io dico potrò veramente non portare avanti il progetto degli Are Tusca, perché chi lo sa cosa succede, ma sicuramente io non morirò di fame, perché ho due braccia, due gambe, grazie al cielo, e continuo perché so, e questa non è presunzione, so di certo che sono un buon musicista. Quindi voi dovete avere anche la forza, la consapevolezza di dire, seppur in maniera tra virgolette ambiziosa, ma voi avete costruito già veramente delle grossissime fondamenta, cioè ambizzate volley con festival ha delle basi solidissime e un DNA che in questi anni proprio si è completato, quindi non può che essere un futuro veramente sempre più raggiante, no? Di raggi stasera ne abbiamo portati tanti di soldi, spero che continui così. Ma se tu dovessi descrivere o analizzare brevemente il panorama musicale italiano del momento, come lo descriveresti? Lo sto sentendo un po' più vivo, cioè si sta risvegliando. Ho già citato il Teatro degli Orrori come uno dei gruppi secondo me di punta, però ci sono tante cose belle. Poi tra l'altro da parte mia ovviamente con la mia deformazione professionale, però sto vedendo di nuovo anche la riscoperta dei dialetti, la riscoperta di certe tradizioni, ovviamente analizzate sotto anche un aspetto più innovativo, d'avanguardia, anche una vera e propria freeform musicale che riesce a dare quel quid in più, quella cosa nuova, quella cosa fresca. Però ci sono delle cose belle. Dai miei studi, io ho una factory in Salento che si chiama Posada Negro Studios, sono passate delle realtà oltre grosse, dei progetti grossi come Niccolò Fabi, che ha fatto un bellissimo disco, che lo sentirete a breve, anche delle realtà piccole che comunque adesso hanno veramente un grande seguito e un grande consenso da parte del pubblico, degli addetti ai lavori, come personaggi come Colapesce, vorrei citarlo, perché è veramente un cantautore, non solo perché è siciliano, l'ho visto proprio crescere, ma non immaginavo che arrivasse a quel punto, e tanti altri, ci sono. E ancora poi ci sono poi i vecchietti come noi che continuano a pompare bene la musica, ci sono gli Africa, c'è la banda Bardò, ci sono tante altre realtà, c'è questa una cosa bella che si sono riformati altri gruppi, il 99, ho sentito che Raiss ritornerà con gli Alma, però ci sono
c'è un vivaio che sta veramente evolvendosi. Abbiamo avuto degli anni un po' bui, devo dire, cioè non è uscito niente e mi preoccupava la cosa, perché dicevano cosa sta succedendo, non riesco a capire, cioè, anche perché io mi annoio a sentire sempre la mia musica, le musiche che già so, cioè, mi piace anche sentire delle altre cose. C'è da dire che le robe più indipendenti fanno fatica ad emergere, perché ancora c'è la mentalità del padrone, del caporale che sta lì nel locale e dice: che fate cover, quanta gente mi porti, se mi riempi il locale sarò a posto. Quindi fino a quando ci sarà questa mentalità, probabilmente molte cose che veramente potrebbero esprimere un linguaggio musicale innovativo nuovo fanno fatica ad emergere. Grazie al cielo c'è l'altra variante, che è la variante della grande diffusione anche musicale, ma anche di informazione, di internet, che sta prendendo sempre più piede ormai da anni, e questa parte non lo devo dire assolutamente io, e quindi c'è anche la possibilità di veramente di ascoltare, di sentire le cose con più rapidità e quindi fare anche un po' un effetto risonanza. La cosa che mi dispiace invece è che sto sentendo un sacco di gruppi, soprattutto odio assolutamente il concetto di musica indie, mi fa ridere questo concetto, mi sembra una gran cagata, un grande labubaro, una grande bolla della stronzata, perché quelli che si sentono molto indie sembrano tanti bacchettoni, molto bacchettoni, perché quando loro si mettono la definizione di hipster, loro non sanno neanche di che cosa stanno parlando, perché gli hipster sicuramente non erano così radicali, non erano così, perché gli hipster sono nati negli anni 40 quando c'era il bebop, no? Cioè, ascoltavano il jazz ma erano molto aperti, erano molto open, anzi volevano mischiarsi con le altre musiche, qui mi sembra quasi un ghetto che si è creato, quindi la musica indie non ha senso proprio come definizione di esistere, cioè la musica è musica, cioè musica bella è musica di merda, cioè non è che ci sono tante altre varianti. Questo fatto di necessariamente di dire no, a me sta roba mia non mi piace, anche perché secondo me limitano il campo d'azione anche delle piccole realtà. Quindi sostanzialmente siamo ignoranti in Italia. Siamo un po' più ignoranti. Siamo un po' più ignoranti. Siamo un po' più ignoranti, perché non abbiamo avuto né modo di poter avere, capito, una cultura, anche una diffusione musicale come quelle che hanno in altri paesi, dove impongono il 70% della musica nazionale come nelle radio, come obbligo, no? Cioè in Italia qua, nelle radio, se io sento passare un pezzo degli After Hours faccio fatica, cioè devo spippolare, forse trovo solo Radio Popolare che mi passa certa musica, ma non riesce a essere sdoganata, faccio fatica a ascoltare la musica che c'avete in questo festival, io credo di non avere mai la possibilità di sentirla in una radio, è difficile.